eccoci qui, ci siamo ragazzi, welcome back. Oggi un pesce speciale, buonissimo, che voi non... cioè, a parte che è bellissimo, quando è appena pescato, purtroppo ha la particolarità di perdere subito la livrea, però quando è appena pescato, vi faccio vedere un'immagine, è fantastico. Ragazzi, la lampuga, guardate quanto è bella, grande, pesa circa 1,5 kg. Oggi l'andremo a sfilettare, facilissimo da sfilettare, perché comunque è una carne molto delicata, è un pesce azzurro, buonissimo. La faremo in padella, semplicissimo, sfilettiamola e nel frattempo voi mettete un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Iniziamo subito! Welcome to the best fish channel. Sfilettiamo la lampuga. Come sfilettarla? Molto semplice. Il procedimento è come quello degli altri sfilettamenti di pesce. Quindi andiamo a dare un'incisione qui sotto la pinna. In questo modo. Un'incisione fino alla spina dorsale. Dopodiché gli andiamo a dare un taglio alla giapponese. Che carne! Ecco, accertatevi che tutta la carne si sia staccata dalla spina. Accarezzatela con la punta della lama, dovete accarezzare la spina dorsale nell'altro verso fino ad arrivare alla testa. Ecco qui. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo quasi. E il primo filetto è stato fatto. Andiamo a togliere la parte della pancia, perché generalmente al pesce azzurro è abbastanza forte. Ed essendo un pesce delicato, sarebbe un peccato dargli un sapore troppo forte. Prendiamo un piatto che mi sono dimenticato. Andiamo a mettere tutti gli scatti in eccesso nel piatto. Ok. Ecco, il primo filetto è stato fatto. Change la van, papam! Giriamo, giriamo. Intacco, guardate. In diagonale per tutta la testa. Ecco qui. Ora spostiamo un attimo il filetto. Ci spostiamo anche noi. E come prima facciamo un bel taglietto fino alla coda. E voilà. Anche dall'altro lato. Il segreto sta sempre nei coltelli. Mi raccomando ad avere coltelli abbastanza affilati, altrimenti risulterà difficile poter sia sfilettare che tagliare. Ecco qua. Guardate un po'. E voilà! Pam! Togliamo la lisca del pesce, perché
generalmente io non faccio né fumetti né brodini con il pesce azzurro, in quanto è molto forte come sapore, quindi preferisco non farli. Anche in questo caso togliamo la pancia. Vediamo se troviamo qualche gattino e gli diamo gli scarti. E dopodiché avvitiamoci col dorso del coltello per... Ecco qui. Mi sciacquo le mani altrimenti sporco tutto. Eccoci qui, ci siamo. Togliamo la pelle alla lambuga, sempre con lo stesso coltello. Ah, un pezzettino, lo mettiamo qui. Partiamo dalla coda e schiacciando la lama, dobbiamo schiacciare la lama sul tagliere, come se stessimo suonando il violino, guardate. Guardate. Ho preso la parte della pelle e continuiamo a suonare il violino. E voilà. Guardate che filetto. Guardate che filetto. Lo appoggio un attimino qui. Tolgo la pelle e andiamo a fare lo stesso procedimento con l'altra. Suoniamo sempre il violino. Oggi una serenata. Schiacciate, mi raccomando, a schiacciare la lama sul tagliere. Ecco. Schiacciate e mantenete la pelle. Voilà. Guardate che filetti, ragazzi! Guardate che filetti! La cosa migliore da fare adesso è sciacquare il tagliere, perché avendo le piccole squamette, perché la lambuga ha delle piccole squamette, non è delle squame come le spigole o come altri pesci che sono grandi, ma sono piccole e molto fastidiose. Quindi io adesso sciacquo il tagliere, perché poi andrò a tagliare la lambuga per poter fare i pezzettini e cucinarli. Ok, il tagliere è stato sciacquato. Guardate, se fate così potete sentire le spine. Come risolvere il problema? Con la pinzetta togliamo tutte le spine in eccesso. È una carne molto tenera, quindi anche facile da rimuovere. Le spine sono molto facili da rimuovere, quindi l'importante è toccarle. Ecco qua, sembra un estetista, mi sembra che sto facendo le sopracciglia alla lampuga. Ok, tolte le spine, tolte le spine, facciamo la lampuga, facciamo il filetto di lampuga a tranci. Perfetto, di cosa abbiamo bisogno adesso? Una pentola, dell'olio, olio Evo, sempre rigorosamente olio Evo, abbondiamo un bel po', così,
spostiamo questi. Pomodorini e ciliegini. Io prediligo sempre il ciliegino perché è un sapore che mi piace tanto. Non risparmiamoci nemmeno nel pomodorino perché è molto importante dare un buon sughetto. Aglio. Due foglie d'alloro. Se avete delle olive, utilizzate delle olive. Io purtroppo non ce le avevo, però ho trovato questo fantastico patè di olive che oltretutto mi ha regalato un carissimo amico e vengono direttamente dalla Liguria. Con un cucchiaio ne mettiamo. Un po', ecco qua. Mettiamo sul fuoco fin quando non prende il pomodorino e non inizia a cacciare un po' di sugo. Ok, arrivati. Allora, quando il pomodoro è iniziato ad ammorbidirsi, che è iniziato a cacciare del sugo, come potete vedere, mettiamo la nostra lampura. Oh, non vuole scendere. L'apriamo, mescoliamo per bene. E chiudiamo. E lasciamo riposare per circa 5 minuti, ragazzi. Bah, forse 7 minuti, perché era 1,5 kg, quindi è abbastanza alta. Quando vedete che diventa bianco, il pesce si sta cuocendo, anzi è quasi del tutto cotto. Dovete solo fare attenzione quando vedete quei pezzi un po' più alti, casomai nel caso in cui sono già sfilettati o sono a pezzettini, li aprite con la forchetta e vedete se la carne è rosea oppure è diventata bianca. Ma noi l'abbiamo cotto alla perfezione, tempo di cottura 7-8 minuti, non di più. Il pesce sicuramente sarà uno spettacolo, però lo assaggiamo insieme e diamo conferma. Nel frattempo mettiamo un bel like. Un po' di sughetto. Ma è buonissimo, ragazzi, è buonissimo. Ma è buonissimo. Cioè, è una ricetta facile, facilissima questa ricetta. Non ci vuole niente. Oh, allora, pomodorino, aglio. Se avete dell'alloro, li mettete la foglia dell'alloro, dà quel sapore in più di erba, di terra, diciamo, mettiamola così, che non fa mai male con il pesce. Che altro ho detto? Il pomodorino, la lampuga, il pesce costa 7-8 euro al chilo, ma è buonissimo. 10 minuti, se lo sapete sfilettare. Se non lo sapete sfilettare, 5 minuti perché ve lo fate sfilettare dal pescivendolo. Spero vi sia stato utile questo video. Io continuo a mangiare il piatto perché è buonissimo e mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!